Ciao ragazzi e bentornati su Itinerari di Pesca con un nuovo tutorial dedicato allo spinning. Vi ricordo però prima che ogni giorno pubblichiamo nuovi contenuti su questo canale, quindi se vi va iscrivetevi e attivate la campanella degli avvisi. Oggi parleremo di spinning dato che avete richiesto a gran voce un tutorial sugli ami, sugli inneschi e sulle piombature appunto nello spinning. Ringrazio Chaos per avermi fornito il testuale di questo tutorial con il quale appunto vedremo queste particolarità che ci avete chiesto. Il materiale da discutere è tanto, quindi pochi preamboli e andiamo al sodo. Se il pesce è un po' apatico, mangia più da fermo o semplicemente vogliamo una sfida maggiore, è il momento di utilizzare le gomme. La pesca a gomma rappresenta una valida alternativa ed un'arma decisamente valida per ogni evenienza, anche grazie ai mille modi di utilizzo di queste ultime. Variando ad esempio la posizione del piombo, dell'amo o il punto in cui viene punta la gomma, si possono creare moltissime varianti. Partiamo dalle basi. Intanto non è l'esca che si adatta all'amo, ma è l'esatto opposto. Come avete visto, in uno dei precedenti tutorial esistono molti tipi di ami, ognuno di questi adatto a determinati utilizzi. Per pescare a gomma ci si orienta prevalentemente su tre tipologie di ami: gli Aberdeen, gli ami offset e gli ami a gambo corto, i Limerick per chi ha visto il tutorial sugli ami. Tutti rigorosamente con occhiello. Ogni amo ha il suo utilizzo ed adesso li andremo ad analizzare meglio e volta per volta affronteremo anche il discorso piombatura, carta e penna e vediamo di non confonderci. Per la creazione di teste piombate dritte o angolate, jighead, e per la pesca con esche lunghe, vermi, shad e simili, si utilizzano in prevalenza ami Aberdeen, perché limitano un po' il numero di abboccate a vuoto permettendo di calzare quasi la totalità dell'esca fin quasi sopra il piombo. La piombatura in questi casi può avvenire in due modi. Se non avete una testa piombata, ovviamente il primo e più semplice dei modi è stringere un piombino spaccato sul filo appena prima dell'amo. Il vantaggio di questo metodo è quello di poter calzare l'esca completamente sull'amo, lasciando libera solo la coda per il movimento ed avendo un contatto diretto tra esca e monofilo barra treccia. Il secondo metodo è la costruzione in loco di una testa piombata, stringendo il piombo direttamente sull'amo. Questa tecnica ha il vantaggio di darci la possibilità di cambiare approccio di pesca più semplicemente, in quanto piombando l'amo possiamo collegare la lenza anche con un moschettone, cosa che non è fattibile altrimenti. Su questi ami si effettuano solitamente inneschi lunghi, con esche anche voluminose, allo scopo di far selezione tra le prede. Gli ami Limerick sono molto utilizzati per montature dove l'esca ha dimensioni ristrette o non ha necessità di essere calzata per intero. L'esempio più lampante è la montatura Waki, dove un verme di gomma viene punto nel centro lasciando le estremità libere di penzolare. Questa è una montatura usata prevalentemente per la ricerca del black bass, ma non viene disdegnata da trote ed altri pesci ad esempio come i lucci. Questa montatura lascia l'amo completamente scoperto e quindi risulta più facile incagliare. In questi casi la piombatura può essere effettuata in tre modi, ognuno con una differente azione in pesca. Il primo modo di piombare una montatura Waki è il piombo a stringere sul filo, poco sopra il nodo, facendo affondare prima la parte superiore dell'amo e creando quindi un movimento ad onda durante il lento recupero. Il secondo modo risulta più specialistico, si tratta infatti di inserire un piombo a clip sulla pancia dell'amo. Questi sono piombi studiati appositamente per questa montatura ed hanno il vantaggio di far scendere l'amo in verticale e mantenerlo tale durante il recupero. Il terzo modo è da puri specialisti, quindi in pochi lo usano, ma a volte fa la differenza. Si tratta di inserire una serie di piombi conici direttamente in una delle estremità dell'esca, forzandone quindi la discesa trasversalmente. Di contro, l'altra estremità tenderà a restare a galla, creando una discesa molto accattivante. Gli ami Limerick vengono però usati anche per altre montature, come ad esempio la montatura drop shot, dove il piombo è posto sotto l'amo. È una montatura che abbiamo utilizzato spesso anche a light rock fishing e ci permette di posare il peso sul fondo e lavorare con l'esca qualche centimetro sopra. Così facendo possiamo pescare con pesi considerevoli, mantenendo però la naturalità dell'esca, che resta a fluttuare invece di fermarsi sul fondo. Per questa montatura esistono piombi specifici, fatti per sganciarsi in caso di incaglio, oppure il classico pallino spaccato stretto sul filo al di sotto dell'amo sarà sufficiente senza andare alla ricerca di attrezzature troppo specifiche. L'ultimo tipo di ami di cui vi parlo oggi sono gli ami offset. Mentre le tipologie di ami trattate fino ad ora sono ami di uso comune che hanno trovato validi utilizzi anche nello spinning classico, gli ami offset sono ami specifici nati per la pesca in zone dove l'incaglio è dietro l'angolo. La loro forma unica infatti permette di pescare in sicurezza ovunque grazie alla possibilità di avere un anti-incaglio.
Basterà infatti pungere l'esca sulla coda in caso di gamberi e ninfe, uscire subito dalla pancia e girare l'amo, per poi rientrare con la punta una volta presa la misura. Effettuato questo passaggio, riportate la punta dell'amo un po' sotto la gomma. In questo modo avrete la punta coperta e l'incaglio sarà davvero raro, ma non preoccupatevi, al primo morso del pesce la punta tornerà fuori e farà presa. Per questi ami esistono varie montature e altrettanti tipi di piombature, io per adesso ve ne descriverò tre. Se poi volete approfondire, ne riparleremo. Texas Rig è una montatura classica per la pesca del black bass e si tratta di un piombo a proiettile posto sulla lenza prima dell'amo. Può essere posta una pennina di plastica per il rumore, ma non è obbligatoria. Il piombo a proiettile può avere varie grammature e i pesi dei bullets sono espressi, quasi sempre, in once. Quindi potrebbe essere buona norma impararli se ci si vuole cimentare nella pesca del black bass. Per chi non avesse ancora confidenza, un'oncia sono circa 28 grammi e un 32esimo sono all'incirca 1 grammo. Il peso può essere fermato con un chicco di riso o lasciato libero di scorrere. Questa montatura è adatta per l'innesco di gamberi, creature e vermi, per esche in cover o su recuperi, ma ha lo svantaggio di dover essere rifatto ogni volta che vogliamo cambiare peso in quanto non ammette moschettoni. Carolina Rig. Come il Texas Rig, anche questa montatura è nata per il bass fishing. È una montatura che dà il suo meglio innescando le salamandre. In questo caso inseriremo un chicco di riso sulla lenza madre e un bullet. Legheremo una girella alla lenza madre per poi collegarvici un finale fino a 50 cm in fluorocarbon, al quale legheremo l'amo e innescheremo la salamandra. Portiamo quindi il piombo a battuta e lo blocchiamo lì con il chicco di riso. In questo modo l'esca lunga potrà scorrere sul filo coprendo completamente il nodo e permettendo all'amo di inserirsi oltre la metà per non perdere a boccate. Il terzo modo sono le testine piombate. Si possono realizzare anche con questi ami, ma richiedono una particolare accortezza per l'innesco, quindi raramente le consiglio. Partiamo col dire che sono molto diverse dalle normali testine piombate. Mentre le altre testine piombate hanno il piombo in testa, queste l'hanno sulla pancia. Ciò rende l'innesco con l'antincaglio una vera prova di astuzia. Bene, direi che per il momento è tutto. Vorrei aggiungere una sola cosa: benché molte delle montature che vi ho descritto diano la possibilità di usare il moschettone quando si pesca a gomma, è consigliabile non usarlo e collegare direttamente amo e testa piombata alla lenza. Così perderete meno abboccate. Bene ragazzi, anche questo video è giunto al termine. Spero che il tutorial che ci ha fornito il nostro Caos, che io ritengo veramente fatto bene, vi possa essere piaciuto. Se vi è piaciuto appunto vi ricordo di cliccare mi piace, commentare, condividere e di iscrivervi al nostro canale, di venirci a trovare un po' su tutti i nostri social che trovate qua sotto in descrizione. E in più magari se vi va veniteci a trovare sul nostro sito web www.itineraridipesca.net. Detto questo, come sempre vi saluto, vi ringrazio per la preferenza accordataci e vi ricordo come sempre il nostro motto: catch and release!